2 novembre, oggi è la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Noi non abbiamo bisogno, ecco, di ricercare la morte per meditare sulla morte. È la morte che si preoccupa di cercare noi, sia quando tocca le persone a noi care, sia quando tocca gli innocenti, sia quando tocca il mondo, la vita, ecco, non c'è età che possa dirsi matura per la morte. E allora perché, nonostante i funerali a cui noi partecipiamo, nonostante che sentiamo le ferite della morte nella nostra carne, nella nostra vita, nonostante questo, la Chiesa si preoccupa di consacrare un giorno proprio al ricordo dei fedeli defunti e quindi a una riflessione teologica e spirituale anche sulla morte. Diciamo subito che il primo motivo è una chiamata alla preghiera. Sappiamo che quando c'è la morte di una persona umana, l'anima si stacca dal corpo e immediatamente viene giudicata da Dio. Quindi la reincarnazione è un errore. I cattolici non possono credere in Cristo e dirsi cristiani e poi credere alla reincarnazione. La fede, la Bibbia, la lettera agli ebrei ci dice che Dio crea direttamente le anime nel momento in cui l'ovulo viene fecondato nel grembo della madre. E non solo, ma nel momento della morte non c'è nessuna trasmigrazione di anime. Non c'è nessuna metempsicosi, non c'è nessuna reincarnazione, l'anima viene giudicata. E una parte delle anime purtroppo vanno in purgatorio e quindi hanno bisogno dei sacrifici e delle preghiere della Chiesa per andare in paradiso. Perché sappiamo che non basta stare nella Chiesa per avere salva l'anima. E bisogna avere anche la veste giusta, la veste al banchetto nuziale deve essere bianca, immacolata e naturalmente questa veste è la mancanza immacolata, vuole significare la mancanza di ogni peccato o attaccamento alle cose terrene, o alla colpa stessa, anche se confessata, e questo ci libera dal purgatorio. Allora, il primo fine della istituzione della commemorazione dei defunti il 2 novembre è quello di chiamare tutto il popolo cristiano alla preghiera e di svegliare il popolo cristiano all'importanza della preghiera per le anime che soffrono nel fuoco purificatore del purgatorio. E il secondo motivo, ecco, riflettere sulla realtà della morte. Se noi non crediamo nella risurrezione dei morti, non crediamo nel giudizio finale di Cristo, non crediamo nella immortalità dell'anima, noi non possiamo dirci cristiani. E quindi la morte non è la fine di tutto, la morte è un passaggio. Anzi, meditare sulla morte può essere anche una scuola di vita, un qualcosa che ci richiama a vivere meglio questo mondo. Ricordiamo San Francesco Borgia, il secondo generale, anzi il terzo generale dei Gesuiti, e lui iniziò la sua conversione, ma come tanti altri santi, vedendo il corpo putrefatto, sfigurato, e dall'odore insopportabile della regina Isabella di Portogallo, che era considerata la donna più bella d'Europa. E quando egli dovette riconoscerla dopo un viaggio della salma e fu aperta la bara, il corpo della regina, della moglie di Carlo V, era assolutamente irriconoscibile. E questo provocò un sentimento da una parte di ripulsa nel cuore di San Francesco Borgia, dall'altra parte
di meditazione su ciò che veramente vale nella vita. Una volta la meditazione sulla morte era un qualcosa che accompagnava il popolo cristiano, adesso la morte è diventato quasi un tabù, di cui non si parla mai. In realtà non è che dobbiamo essere masochisti e ogni istante ricordarci che dobbiamo morire, ma sicuramente ogni tanto pensare che tutto finisce e che alla fine della vita comunque l'anima immortale deve essere giudicata e che ogni realtà materiale passa, questo ci aiuta. E mi ricordo il patto che fecero il venerabile servo di Dio Raffaello Delle Nocche con il servo di Dio Augusto Bertazzoni, Monsignor Delle Nocche, fondatore delle Suore Discepoli di Gesù Eucaristico, Santo Vescovo di Tricarico, e Monsignor Bertazzoni era un Santo Vescovo di Potenza. Ebbene, si erano messi d'accordo che chi stava per morire l'altro l'avrebbe dovuto avvisare. E allora, quando stava per morire, Monsignor Delle Nocche si avvicinò a Monsignor Bertazzoni e gli disse: Monsignore, venit ora, si avvicina il momento. E lui rispose: Deo gratias, siano rese grazie a Dio. Ecco, così muoiono i credenti in Cristo. Anime sante del purgatorio, possiate avere la liberazione da queste fiamme purificatrici e voi pregate per noi.